Ragazzi, oggi mi trovo a Cremona. Sono a Cremona perché ho una collaborazione col comune. Comunque è famosa per le 3T: il Turras, che sarebbe il torrazzo, il torrone, che è il loro tipico dolce, e tettone, ma vi lascio immaginare perché. Ragazzi, sono andato al ristorante centrale, mi hanno dato subito da mangiare. Mi hanno portato ad assaggiare questa frittata, che però, scusate, non mi ricordo cosa c'è dentro. Comunque di verdure. Poi, salumi tipici di qua. Cioè, raga, oggi è un momento durissimo. Sono pieno come una quaglia. Non riesco a finire le patate. C'era tutto troppo buono. Vi lascio il link in descrizione del ristorante e le indicazioni precise per arrivare dritti dritti qua. Subito dopo pranzo sono andato a visitare la liuteria di Stefano Conia, dove mi ha raccontato che all'interno del suo laboratorio costruisce i suoi strumenti ispirandosi ai grandi classici e nel mentre realizza anche vari modelli personali. Per la costruzione dei suoi strumenti utilizza legni accuratamente scelti, utilizzando la resina degli alberi come vernice. In questo modo i violini nel tempo prenderanno sempre un colore diverso. Per lui sono come dei figli. Per ogni violino mi ha detto che c'è un lavoro di almeno 200 ore, è incredibile questa cosa. Il processo è tutto ecosostenibile e questo l'ho apprezzato davvero molto. Ogni violino, poi, ha il suo certificato di garanzia e di originalità. Ok, raga. Da qui ci sono 500 scalini e ci porteranno in cima al torrazzo. Il torrazzo si trova accanto al Duomo ed è il simbolo della città. È una delle torri campanarie medievali in laterizi, che è un prodotto di ceramica pasta porosa più alte d'Europa. Pensate, fino a 112,54 m. E per arrivare in cima, beh, l'avete già sentito, bisogna affrontare 502 gradini. Gli orari in cui si può visitare sono dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, tutti i giorni. Costa 5 euro salire l'intero e 4 euro il ridotto. Cioè, con lo zaino è super mega pesante, però arrivi qua e vieni ripagato di tutto. Ciao ragazzi, sono ritornato a Cremona. Settimana scorsa è stata un po' di corsa anche per la collaborazione, ma oggi torniamo da dove ci eravamo lasciati. Quindi adesso vi faccio vedere il Duomo, che è il luogo principale della città, e andiamo dentro. E poi dopo andiamo a vedere il Battistero, ma del Battistero vi dico qualcosa dopo. Let's go! La cattedrale è un vasto tempio romanico continuamente riadattato con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Al suo interno ci sono notevoli capolavori di scultura e di pittura, e l'entrata è gratuita. Allora ragazzi, ci troviamo all'interno del Battistero, si trova proprio di fianco al Duomo, è alto 34 metri per un diametro di 20 metri circa ed è stato costruito nel 1167. Guardate che bomba! Subito all'entrata si nota la grande cisterna, un blocco unico di marmo rosso. Gli altari presenti sono tre. Di fronte all'entrata vediamo un crocifisso di legno del 300, a sinistra quello con la Madonna Addolorata e a destra quello di San Biagio. Il costo d'ingresso è di 3 euro. Momento sono sotto la loggia dei Militi, è uno degli edifici più antichi della città. Sotto la loggia dei Militi c'è la scultura di due Ercoli che tengono lo stemma della città. Ci siamo allontanati di qualche via dal centro per arrivare qui al museo archeologico. Il museo archeologico è stato aperto al pubblico nel 2009 e si trova nella Basilica di San Lorenzo, sconsacrata, nell'annessa Cappella Meli.
Al suo interno si trova quello che può essere ritenuto il cuore delle raccolte archeologiche di Cremona. Gli scavi iniziati a partire dal 1962 hanno portato alla luce i resti di una chiesa precedente, un edificio cimiteriale e una necropoli romana. All'interno del Museo del Violino si possono vedere da vicino violini realizzati dai grandi maestri come Amati, Stradivari e Guarneri. Al suo interno ha anche la bottega del liutaio, dove si può scoprire come venivano costruiti e anche ascoltare le riproduzioni di grandi concerti. Questa stanza qua è clamorosa. Per quanto di violino non mi ci sono mai appassionato, però comunque è pazzesco quello che c'è qua dentro. E poi il bello è che ogni violino ha una storia a sé, ha un colore a sé, una caratteristica propria. E la musica di sottofondo è super mega rilassante.